just came here to bend. Flash è un progetto di operatori di strada che opera nella zona fiorentina nord-ovest, è un progetto finanziato dall'azienda sanitaria e dall'ex conferenza dei sindaci. E l'iniziativa che facciamo oggi a Sesto Fiorentino non è la prima, ne abbiamo fatte altre all'Astrasigna e in altri comuni della zona e sono un po' iniziative di animazione in qualche modo che richiedono una partecipazione attiva da parte dei ragazzi, da quei ragazzi che in qualche modo possono ridisegnare gli spazi pubblici. L'idea è quella appunto di ridare un po' di colore a questi spazi abbandonati oppure che sono pieni di scritte insignificanti spesso, e quindi l'idea è di farli partecipare a costruire un minimo anche della città in cui vivono o di cui in qualche modo passano il tempo. Su cui passano il tempo. Perché lasciamo un pennello? Se ne abbiamo un pennello Sesto Fiorentino, che è un servizio dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Sesto, e diciamo è stato un po' un esperimento dopo l'esperienza del centro giovani di Sesto. A un certo punto l'assessorato insieme all'equipe di operatori del centro giovani ha deciso di provare a cambiare un po' lo stile, diciamo così, quindi il centro giovani è stato chiuso e è iniziato 3 anni fa il progetto giovani, è una sorta di centro giovani però diffuso sul territorio, cioè all'inizio non c'era una sede fissa ma gli operatori si spostavano in vari luoghi rappresentativi del comune e hanno iniziato a organizzare eventi in collaborazione con le scuole e con altre associazioni del territorio e via via negli anni insomma gli eventi sono aumentati fino a che da un paio d'anni gli eventi si organizzano direttamente poi con i ragazzi, con la partecipazione dei ragazzi. Adesso la sede del progetto giovani diciamo ce l'ha, c'è uno sportello informativo 2 volte alla settimana presso il comune, nel lato del cortile della biblioteca, e poi ci muoviamo in giro, la mattina andiamo nelle scuole e, insomma contattiamo direttamente i ragazzi e seguiamo le loro proposte. Questa sera si chiama Graffiti al sottopasso nella stazione di Sesto Fiorentino. Noi siamo abituati a considerare, soprattutto chi prende spesso il treno, i graffitari sotto una luce negativa, perché vediamo scritte sui treni, sui muri, anche in situazioni pericolose, e quindi questa iniziativa tende anche a sovvertire un po' questa concezione. Esatto, a ribaltare un po' la concezione negativa che ha la maggior parte delle persone, perché vede solamente i graffiti o comunque le scritte come qualcosa di degradante per la città. Invece se si dà spazio, si dà tempo e si danno materiali a queste persone, si riesce anche a dare più luce a quegli aspetti positivi che sono poi quelli creativi che ha ognuno di noi.